Amici, buongiorno. Abbiamo parlato scorsa volta di outfit e vestiti per la scuola e oggi parliamo invece di qualcos'altro, sempre relativo comunque all'ambiente scolastico. Parliamo infatti di profumi, profumi per la scuola, in particolare quelli che sono i miei top 5, quindi la top 5 di profumi che userei o comunque utilizzavo durante il periodo scolastico. Ne usavo uno durante il periodo scolastico, in realtà. Tendenzialmente quando andiamo a scegliere un profumo per appunto il periodo scolastico, tendiamo a scegliere un profumo che non sia troppo invadente, anche perché siamo in mezzo ad altre persone, siamo seduti di fianco ad altri compagni che sicuramente non vogliono essere inondati da questo alone di colonia, di profumo che vestiamo addosso. Qui parte subito infatti la prima raccomandazione: non fate più di 2 spruzzi al massimo sul collo per ciascun profumo. Anche se alcuni profumi scelti sono abbastanza delicati, non avete assolutamente bisogno di farvi riconoscere a distanza di chilometri. Anzi, avendo sicuramente dei compagni a fianco, comunque frequentandoli durante il giorno, durante l'intervallo, sarà molto più facile per loro sentire il vostro profumo senza neanche avvicinarsi troppo, anche perché sarete comunque a distanza di, che ne so, 1 metro massimo. Di conseguenza limitate sempre la vostra scelta. Magari in certi casi van bene anche 3 spruzzi, ma dipende, insomma. A occupare il 5° gradino di questo podio vi è Versace Eros. Un profumo molto versatile in realtà, anche utilizzabile per esempio per appuntamenti o uscite per esempio in discoteca, al pub, ovunque diavolo andiate voi. È un profumo che personalmente spruzzato addosso a me fa un bel effetto alone, quindi limitate pure tranquillamente gli spruzzi, come dicevo, a 2, anche in questo caso 1. Un profumo fresco, anche perché le note principali dovrebbero essere circa la menta, il limone, la mela e poi tonka e vaniglia come un profumo di fondo, quindi un profumo fresco adattabile appunto in tante situazioni, non solo quella scolastica. È un profumo che a livello giovanile ricopre tutto un range che va dai 16 anni tranquillamente ai 25-27. Un profumo invece un pochettino più recente è quello che occupa il 4° posto di questa classifica, ovvero Invictus Aqua. Sicuramente voi già conoscete il profumo di Paco Rabanne Invictus, il classico uscito già un po' di anni fa. Molto buono, in parte molto abusato, così come Full Moon Union, ma diciamo che era una scelta abbastanza azzeccata, un po' come il Sauvage adesso. L'Invictus Aqua invece resta un profumo un pochettino più delicato, anche in questo caso senza andare a sgirare con gli spruzzi, che può essere tranquillamente utilizzato in ambienti scolastici sia per scuole superiori che per esempio in ambiti universitari. È un profumo che sta sicuramente vendendo molto, anche se non ha successo mediatico che invece l'Invictus classico. Tendo a preferirlo rispetto all'Invictus classico semplicemente perché resta un pochettino più delicato e soprattutto perché è meno riconoscibile di quello classico, di conseguenza si nota un pochettino di più. Anche in questo caso è un profumo molto fresco. Tra le note principali vi è lo yuzu, che dovrebbe essere yuzu, non so come si pronuncia, che dovrebbe essere, se non vado errato, una sorta di agrume simile al limone tipico del paese dell'Asia, insieme poi a pepe rosa, acqua marina, sale marino, non so mai come si dice, comunque l'effetto del mare, e ambra assieme. Il 3° posto invece è ricoperto da un profumo classico, risalente se non sbaglio fino al 1995, non vorrei dire una cavolata. Il profumo in questione è Jean-Paul Gaultier Le Male, vabbè, profumo sicuramente dal packaging un po' particolare, ricorda quello di un mezzo busto di un marinaio, quindi con la classica t-shirt a strisce bianche e nere, in questo caso ovviamente azzurro perché il colore del packaging è questo qua, però non so come avete capito cosa intendo. Un profumo abbastanza vecchiotto ma che tuttavia continua a essere uno dei più comprati, anche perché è diventato di fatto ormai uno dei nuovi classici, via, chiamiamolo così. So da qualcuno che la vecchia formulazione era un pochettino più durevole rispetto a quella nuova, che tende a svanire un pochettino prima, ma è difficile ovviamente reperire le vecchie bottiglie. Nel caso disgraziatamente ne aveste una a casa di vostro fratello magari più grande, utilizzato perché so che comunque dura un pochettino di più, almeno appunto nella vecchia formulazione. Io vi raccomando almeno all'inizio di puntare sul classico, così che sicuri che non sbagliate. Anche in questo caso fra le note principali ci sono menta, lavanda, bergamotto. Non esagerate ovviamente, io purtroppo non lo ho personalmente nella mia collezione perché non ho mai, non, è il classico profumo che dico lo compro e poi no, quindi vedete voi in base all'effetto che fa, non dovrebbe essere troppo forte da quanto mi ricordo, ma potrei benissimo sbagliarmi, non ho purtroppo un ricordo vivo di questo profumo, quindi fate i vostri test e verificate com'è. Ci restano 2 posizioni su questo podio.
podio. E il secondo posto è ricoperto dall'ormai famosissimo Acqua di Gio. Acqua di Gio, così come già nominato Jean-Paul Gaultier Le Male, è un profumo degli anni 90, vendutissimo ancora adesso, un profumo molto molto versatile che sta bene abbastanza tutto. Tranne a me proprio non ci sta, sulla mia pelle proprio cozza da paura. Vabbè, la vita. È un profumo che, nonostante io non abbia mai utilizzato, proprio per questo motivo, perché sulla mia pelle agisce in modo diverso, raccomando bene a tutti quanti forse no, ma la maggior parte delle persone a cui l'ho consigliato si è trovata bene, di conseguenza dovrebbe andare bene anche voi, comunque sperimentate sulla vostra pelle come sta. Note principali molto molto grumate, perché abbiamo l'arancia, il mandarino, il bergamotto, quindi colpisce molto forte a livello olfattivo, per poi passare quindi a quello che dicevo appunto, sale marino, effetto acqua marina, chiamatela un po' come volete, e muschio bianco ed ambra. Rullo di tamburi quindi per il primo classificato in questa lista, che non è altro che Bleu de Chanel. Se mi conoscete personalmente o se avete già visto qualche video, sapete bene o male quanto io adori questo profumo all'inverosimile. Ci fosse una legione chiamata il Bleu de Chanelesimo, probabilmente la seguirei. Trovo che sia un profumo estremamente versatile, molto molto particolare. Non è un profumo leggerissimo, perché si sente molto una volta applicato. Per scuola raccomando infatti uno spruzzo, due, ma proprio massimo massimo. Anche in questo caso, come ormai tutti quelli già visti prima, profumo fresco con pompelmo, peperosa, menta, limone, comunque è molto molto agrumato, sente subito l'effetto sulla pelle. È un profumo, a parer mio, che può spaziare sia da ambienti scolastici, col quale intendo ovviamente scuola superiore e università, che in ambiti lavorativi, in ambiti professionali, colloqui, appuntamenti, uscite con gli amici. Un profumo che trovo sia veramente a 3,60. Tanta gente solitamente, quando stila una classifica dei migliori profumi per scuola, tende ad includere al primo posto o tra i primi posti assieme o al posto di Bleu Chanel Sauvage di Dior. Io purtroppo trovo che Sauvage sia un profumo molto inflazionato, molto molto usato, così come fu qualche anno fa One Million ed Invictus, ma soprattutto un profumo molto molto forte, che in un ambiente scolastico potrebbe dare anche fastidio. È un profumo che raccomando dappertutto tranne scuola e lavoro. Fuori va benissimo, appuntamenti va benissimo, a una cena può anche andare bene, non è elegante, lì meglio qualcosa di un pochino più sofisticato, però ecco, lo eviterei assolutamente in un ambito scolastico, perché risulta veramente molto forte. Poi se avete la fortuna di avere una pelle che invece non lo fa trasparire così tanto, che lo rende un pochino più delicato, in quel caso potrete anche scegliere quel profumo lì, ma nella maggior parte dei casi so che è un profumo molto molto forte, che tende a impattare e a dare parecchio fastidio dopo qualche ora di utilizzo. Almeno a me personalmente dava fastidio, e alle persone attorno a me dopo un po' comunque cominciava anche a pesare. Ovviamente questa è una classifica che ho fatto io personalmente con le mie scelte personali, anche se non sono profumi che ho personalmente, almeno non tutti, meno male, li conosco, so come sentono sulla pelle, di conseguenza sono la mia top 5 di quelli che vi raccomanderei per la scuola. Se avete la fortuna di poter spendere un po' più di soldini, sceglietene anche uno diverso in modo da poterli intercambiare uno con l'altro, ma soprattutto sperimentate con profumi nuovi, anche perché sapete benissimo che il parco profumi da uomo è veramente vastissimo ed esistono tanti altri profumi delicati che possono essere utilizzati durante il periodo scolastico. Bonus in questa lista potrebbe essere per esempio il Dolce & Gabbana di One, un profumo molto buono, un po' particolare, deve essere un po' sentito, deve essere un po' provato. A me per esempio non sta bene, così come appunto l'Acqua di Gio. Fatemi sapere però qua sotto quali sono per voi i profumi preferiti, quindi se avete un profumo che usate appunto a scuola, che sia superiori, che sia università, ma anche magari un profumo che vi portate indietro dal periodo scolastico e che ora utilizzate a lavoro o comunque in occasioni un pochettino più mondane, quindi appunto uscire, discoteca, ristorante, non lo so, cosa dove andate voi. Fatemelo appunto sapere qua sotto con un commentino, e se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su, seguitemi su Instagram @wolfmichelis, e mi raccomando, importantissimo, iscrivetevi al canale, siete bravissimi, mando un bacione, ci vediamo settimana prossima con un video un pochettino più personale, non un vlog ma più personale. Ciao belli.